Ci sono nuove commesse, soprattutto sul comparto della croceristica, per Fincantieri. Questo quanto è positivo anche per il cantiere di Riva Trigoso? Beh, questa è una cosa molto positiva perché Fincantieri sta godendo di un momento particolarmente favorevole, ha 104 navi nel portafoglio ordini a livello totale. Il Cruise sta vivendo un momento storico importante e queste commesse, che principalmente verranno fatte in cantieri come Sestri Ponente, Monfalcone, Marghera e Ancona. Avranno ricadute positive sul cantiere qua di Riva Trigoso perché la meccanica servirà a diversi pezzi per queste navi, di solito gli impianti di stabilizzazione, le eliche e poi tutto quello che riguarda il servizio post vendita e l'aggiustaggio. Ricadute sui lavoratori? Sicuramente nel 2019 ci saranno ancora assunzioni, si porta avanti un trend positivo partito già da un paio d'anni. Nel 2017 ci sono state circa 30 assunzioni, altrettante nel 2018 e si prospetta un numero pari nel 2019. Naturalmente c'è anche il militare. Qual è in questo momento il pacchetto di lavoro di fincantieri a Riva Trigoso? Il pacchetto è importante. Come sappiamo la legge navale è stata sbloccata già da un paio d'anni. Ci sono una serie di pattugliatori, circa sei. Ci sono ancora da terminare le ultime due frem, delle quali una verrà varata all'inizio dell'anno nuovo, che è la nona, e la decima l'anno prossimo. E I pattugliatori comunque garantiranno lavoro per i prossimi 4-5 anni per lo stabilimento di Riva Trigosa. Ultima notizia, l'incarico a Fincantieri insieme ad altre due imprese per la ricostruzione del Ponte Morandi. Questo porterà qualche beneficio a Fincantieri in Liguria? porterà dei benefici soprattutto al sito di Sestriponente, che fa parte comunque della nostra provincia. Oltre ad avere, diciamo, garanzie, che Fincantieri è un'azienda che fa lavori di qualità e lavori di, di, che durano nel tempo, ci sa anche la certezza che il sito di Sestriponente, anche lui, assumerà diverse persone nel corso del 2019.